Liberi.tv, siamo in compagnia di Laura Cirella, che ha coordinato l'organizzazione del primo Pride Calabrese. No, dobbiamo dirlo, primo Pride Calabrese. No, abbiamo partecipato e siamo tantissimi che abbiamo lavorato alla costruzione di questo Pride. Non ci aspettavamo una risposta così, siamo oltre le nostre aspettative. Siamo sotto le casse. Secondo te potrà cambiare qualcosa in Italia da qua a breve? Può essere un inizio? Assolutamente sì, può essere un inizio. Oggi è un'occasione in cui noi chiediamo e rivendichiamo diritti, lo chiediamo a chi ci sta governando, a chi oggi appunto è Presidente del Consiglio, lo chiediamo a Matteo Renzi, lo chiediamo ai suoi ministri. Abbiamo bisogno di leggi, questo è quello che chiediamo. Chiediamo leggi che riconoscano dei diritti, che ci riportino in Europa. Siamo ultimi in Europa, non vogliamo più essere ultimi. No. E comunque partiamo da una delle ultime regioni, che è la Calabria, per iniziare un nuovo cammino. Assolutamente, dal sud dell'Italia fino al resto di tutta Italia, speriamo di ottenere qualcosa. Grazie ancora a Laura Cirella. Grazie a te.